Un saluto a tutti dal vostro Tony. Quello di oggi è un video incentrato su un mini campionato che abbiamo fatto. Complessivamente saranno tre gare a punti in cui il primo andrà a prendere 5 punti, il secondo 3 punti e il terzo 1 punto. Le regole erano auto giapponesi, un limite di 500 pp. In queste tre gare, che sono state fatte in tre diversi anelli della superstrada di Tokyo, si poteva anche o sempre usare la stessa macchina o comunque cambiarla. Cambiano anche le condizioni perché siamo una prima gara all'imbrunire, poi ci sarà una seconda gara in piena notte e questa la vedrete domani e infine ci sarà una terza gara ancora più difficile all'alba con una pioggia leggera, quindi con l'asfalto un po' bagnato. Quindi ragazzuoli, questi tre giorni vedremo le tre diverse gare e soprattutto vedremo poi questo mini campionato come andrà a finire a livello di punti. I protagonisti sono Mr. Francy, Paoletto, ovviamente il sottoscritto, poi Bidone che è Matteo, sempre del team dell'Inferno Verde, e Lorenzo. Quindi partiamo, direi di non perdere altro tempo e andiamo a vedere com'è andata questa prima gara. Io, come vedete, sono a bordo di una RX7. Tra l'altro, mi sono dimenticato di dirvi che questa era una competizione stock, quindi le auto dovevano essere assolutamente originali. Per il momento partono in testa, grazie anche alla trazione integrale, Lorenzo e Mr. Francy. Subito dietro si forma un po' di bagarre, soprattutto tra Paoletto, Lorenzo e Tony, mentre quello che sembra insomma beneficiare di questa bagarre è Mr. Francy, che scatta subito in testa e tenta di mantenere insomma la testa del gruppo e quindi prova ad andarsene via. Dietro ci mantengono adesso le posizioni: Tony in seconda posizione, Paoletto in terza e in quarta posizione Lorenzo, dietro c'è invece Bidone. Un tornatino, piccolo errore per Tony che chiude troppo la curva, l'RX7 tende a girarsi, fa anche un po' da tappo in questo momento a Paoletto, che si ritrova praticamente la RX7 davanti, mentre in questo momento Mr. Francy se ne sta decisamente andando via. Ora Tony torna a prendere un po' di gap su Paoletto e la sua GR86, mentre più indietro vediamo che Bidone riesce a sfruttare un piccolo errore di Lorenzo per andare a portarsi in quarta posizione e provare magari ad avvicinarsi al podio. Andiamo davanti intanto indisturbato Mr. Francy, che fa una gara molto pulita e senza sbavature e quindi mantiene la testa. In questo momento sembra avere alla fine del primo giro la vittoria in pugno. Invece dietro c'è una lotta molto intensa per il secondo posto, perché in questo momento Paoletto è in scia di Tony con la sua GR86. Faccio vedere anche un po' qualche ripresa dall'interno di questa bellissima RX7. E c'è il sorpasso all'esterno di Paoletto che va a guadagnare la seconda posizione. Dietro invece vediamo Bidone con la sua Toyota MR2, ormai sembra avere un gap abbastanza consolidato su Lorenzo, che invece è in quinta posizione, ed a vedere se riesce ad avvicinarsi a Tony e andare così a sferrare un possibile attacco. Eccolo qui infatti un errore di Tony, lo vediamo proprio davanti a noi, che va ancora una volta a chiudere troppo la curva, va a cozzare contro il guardrail e ora prova a farsi sotto Bidone. Eccolo qui Tony che al momento prova a mettersi all'inseguimento per recuperare l'errore, ma ormai Paoletto sembra essere troppo distante. Soprattutto è molto distante Mr. Francy, che ormai in queste ultime battute del secondo giro
ci è garantito praticamente una prima posizione. Vediamo la chicane finale, perfetta, e va così a tagliare il traguardo in prima posizione. E quindi, dopo un'ottima gara, seconda posizione per Paoletto, terza posizione per Toni, quarta per Bidone, e chiude Lorenzo con la sua GTR R33. Quindi in questo momento la classifica vede in testa con 5 punti Mr. Frenzy, secondo Paoletto con 3, Toni è terzo con un solo punto, mentre Guidone e Lorenzo si trovano a 0 punti e devono provare a recuperare nelle prossime gare. Ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video. Non perdetevi domani la seconda puntata di questo mini campionato di 3 gare e andiamo a vedere come finirà. Cambieranno le macchine, i protagonisti rimarranno gli stessi, quindi non perdetevi la prossima gara. Ragazzi, se volete rimanere aggiornati su altri contenuti riguardanti il Gran Turismo 7, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. E se volete chiedermi qualcosa, fatelo pure nei commenti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Intanto vi mando un super salutone. Ciao ciao da Tony89.